Quello dell'emancipazione femminile è storicamente un percorso lungo e faticoso. Di questo tema si è parlato a Palazzo Lascaris alla presentazione del libro Torino 1911, il primo congresso pro suffragio femminile a 50 anni dall'Unità. L'incontro è stato organizzato dalla Consulta delle Elette in collaborazione con l'Archivio delle Donne in Piemonte, la Fondazione Innocentini e l'Istituto Salvemini. La Consulta delle Elette ha voluto presentare questo importante testo sul voto alle donne e sul primo congresso tenuto a Torino per promuovere il suffragio femminile. Torino è una città importante per le donne allora, importante ancora oggi insieme al Piemonte. La Consulta delle Elette vuole procedere nei momenti di formazione e di immissione di più donne nei luoghi di decisione e questo libro è uno stimolo importante. Esattamente 100 anni fa è stato fatto il primo congresso pro suffragio femminile a Torino, appunto nel 1911. Chi l'ha voluto era il Comitato Pro Voto Donne di Torino, la sua presidente Emilia Mariani, che hanno voluto, proprio nell'anno in cui si celebravano i 50 anni dall'Unità d'Italia, rivendicare il voto alle donne, rivendicare il diritto del voto alle donne che non era preso in considerazione in queste celebrazioni di allora, che erano invece state così importanti, in particolare per Torino, con l'esposizione universale del 1911 del lavoro e dell'industria.